Arnaldo Franzini, è finita 1-1 oggi la trasferta contro l'Albisola. Peccato, mister, per come si era messa la partita all'inizio. Intanto, buona domenica. Ciao, buona domenica. Peccato, peccato che la partita era quasi conclusa, peccato perché comunque, nonostante dal punto di vista del gioco, non abbiamo fatto una grande partita, però abbiamo avuto noi le occasioni migliori, anche all'ultima, alla fine del 95esimo, di clamoroso per rimetterla comunque sui binari giusti, resta molto rammarico, però è andata così, episodio, solo un episodio così ci poteva costare magari la vittoria e tutto casuale, però purtroppo è andata così. Senti, mister, che cosa è successo però alla tua squadra? Perché ha fatto un quarto d'ora eccellente, ha trovato il gol subito, ha dimostrato che per giocare palla a terra arrivava senza problemi sulla tre quarti, poi piano piano ha cominciato a smettere di fare quel tipo di calcio. E non credo che sia una scelta, ma credo che sia stato proprio la partita che è cambiata. Cos'è successo lì La secondo te? partita è cambiata, no? Non riesco a capire, gli ho detto anche per il primo e secondo tempo, come mai ottima partenza e poi piano piano, probabilmente il gol un po' ci ha, diciamo così, appagato, cosa che non deve succedere, ci ha un attimo frenato e qualche giocatore ha giocato in condizioni non ottimali, quindi che si è venuto un po' un insieme di situazioni che ci hanno portato poi a. Poi la partita, quando si incanala così, è difficile rimetterla in sesto. Noi alcune volte, soprattutto nel finale, siamo usciti anche meglio, siamo riusciti ad arrivare anche là. Però sì, dal punto di vista del gioco, ripeto, è stata una partita in cui ci siamo accontentati, secondo me, mentre Esatto. invece potevamo sfruttare meglio, soprattutto il primo quarto d'ora, anche subito dopo il gol, il momento loro. Senti, Mulas e Nicco come stanno? Il problema è che quando poi ci sono queste partite ravvicinate, noi abbiamo questa fortuna. No, Nico era fatto tanto per giocare oggi perché veramente non ci aspettavamo neanche, però in teoria domani se non peggiora dovrebbe essere a disposizione questo cambio, perché comunque si è allenato poco, ha avuto problemi insomma negli ultimi giorni, per cui me l'ha chiesto, l'ho cambiato, però dovrebbe essere precauzionale. Invece Mulas, veramente, adesso vedremo, ma per un po' ne ha. Speriamo di recuperare Marotta, vediamo Corradi, perché queste partite, praticamente altre 2 settimane consecutive, giocavano di 3 giorni, diventa pesante. Sei più deluso oggi che domenica scorsa, vero? Domenica scorsa, secondo me, il risultato è stato eccessivo. Secondo me, domenica abbiamo fatto un'ottima partita, soprattutto nel primo tempo, dove meritavamo tanto di più. Partite talmente opposte, anche a livello di, è vero, di avversari, ma anche di dove campo, avversario. Quindi, sì, domenica non ero deluso perché il risultato è stato troppo ampio, ma è stato contro una grande squadra. Qua deluso soprattutto perché per due motivi: il pareggio è arrivato alla fine, credo, nell'unica situazione nella quale probabilmente potevano farci gol, e poi anche l'occasione alla fine, il 95esimo, che è stato veramente clamoroso, potevamo almeno riassestare la partita. Un pareggio che lascia dunque un po' di amaro in bocca, è un vantaggio in questi casi tornare subito in campo, mister? Sì, anche se con qualche tracco come abbiamo, anche qualche giorno in più non sarebbe male, però mai ci sono, così per tutte le squadre. Mercoledì affrontiamo un'altra grande squadra, quindi sarà una partita completamente diversa, vediamo di riuscire a far bene.